Potevi farci un sacco di cose, un sacco di cose. Allora, io di superstizioni non ne ho troppe, non sono un tipo troppo scaramantico, però ho le più classiche fondamentalmente, cioè se vedo un gatto nero torno indietro o aspetto che arriva un'altra persona. E poi che altro? Vediamo, il sale, quando mi danno a tavola lo poggio, insomma, se lo devo passare a qualcuno. E poi basta, non ho grandi superstizioni. Qui al festival devo dire che non ho portato niente, c'è giusto un piccolo corno di Napoli che mi aveva regalato un mio amico che vive a Napoli, che io non ci credo a queste cose, però lui mi ha regalato, ha detto che faccio, cioè se poi c'ha ragione, nel dubbio, capito, me lo tengo. Sotto 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 sto bene, sotto 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 sto bene. Oh, oh. Diciamo, da quando Totti non gioca più, non è più domenica. Però ovviamente continuo a seguire la Roma, il tifo non manca mai. E diciamo che adesso vabbè, è una questione delicata, perché è andato via Mourinho, che comunque insomma gli vogliamo bene. Però è arrivato Daniele De Rossi, che è una leggenda vivente, per me è, cioè, un grande capitano, quindi sono molto felice che sia arrivato lui, e tra l'altro sta anche andando molto bene, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo pure per il futuro. E poi ci ritroveremo ancora. Beh, le canzoni d'amore non sono facili da scrivere, cioè le canzoni belle d'amore non è facile scriverle, quelle brutte è più facile. Però sì, credo abbia ragione Ligabue, sicuramente essendo un sentimento, essendo una cosa non tangibile, no? L'amore è una cosa astratta, tutto sommato. Non sai spiegare a nessuno, no, quello che provi bene. Quindi sicuramente non è facile scriverci sopra. Credo bisogna avere una sensibilità molto pronunciata per poter scrivere d'amore. È più facile scrivere di altro, secondo me. L'amore conta. L'amore conta. Conosci una. Zia Concetta, sì, mi ha scritto un po' dovunque, WhatsApp, Instagram, eccetera. E sì, no, ma mi ha detto tutte cose bellissime, ovviamente. Zia Concetta è numero uno, rispetto. Sotto, sotto, sotto sto bene, sotto, sotto, sotto sto bene. Oh. Ciao a tutti, sono Gazzelle e mando un abbraccio e un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Muah.